sono molte opportunità dal punto di vista commerciale, dal punto di vista degli investimenti. L'Albania può essere un paese per tutte quelle attività di nearshoring che sono diventate fondamentali visto il nuovo contesto globale dove le tensioni, soprattutto tra democrazie occidentali e Far East, rischiano di mettere in crisi o condizionare comunque i nostri sistemi produttivi. E questo è lo scopo della visita che il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha compiuto stamani in Albania, nel corso della quale ha avuto modo di incontrare il primo ministro Edi Rama e alcuni componenti il governo. Sulla base di tali considerazioni, l'asse Roma-Tirana, secondo Fedriga, è destinato a rafforzarsi. Il Friulenza Giulia non può che guardare l'area balcanica e l'Albania come paese amico per sviluppare nuove opportunità di sviluppo, nuove opportunità anche di sicurezza del nostro sistema produttivo. Fedriga non si limita però alle ipotesi, ancorché fondate su ragionamenti, come dire, pesanti. Fondamentale in questo senso, ancora una volta, il ruolo del porto di Trieste, laddove anche il sistema portuale schipetaro non ne giocherebbe uno secondario. E non da ultimo i rapporti e i collegamenti tra i rispettivi porti. Trieste può rappresentare per l'Albania lo sbocco all'Europa e l'Albania può rappresentare per i nostri mercati lo sbocco a tutta l'area balcanica. Per questo, come istituzioni, abbiamo deciso insieme al governo albanese di iniziare una collaborazione proficua per favorire gli investimenti reciproci.